Domanda che ci siamo fatti tutti quando siete arrivati qui in Dubai, riferita naturalmente alla tua intervista di qualche giorno fa, era come sta andando con Allegri. Siete riparlati? Il mio lavoro anche con lui è di professionista, siamo due professionisti, parliamo, stiamo qui, lui ha parlato ieri con tutta la squadra e siamo qui con lo stesso obiettivo di fare il nostro meglio per aiutare tutti i compagni a vincere. Ma c'è attenzione o no? No, siamo tranquilli, siamo qui per lavorare e pensare a fare bene questi giorni, a fare anche questo amichevole contro il PSG bene, per iniziare quest'anno molto bene. Ma pensi sia necessario per te avere un dialogo con lui, cioè un confronto con lui su questo tema, oppure non fa niente perché, come hai detto, siete professionisti e si può andare avanti lo stesso? Siamo professionisti, quindi i professionisti penso di fare sempre il meglio per la squadra e anche il meglio per sé proprio, quindi pensiamo a fare il nostro obiettivo. Lui ha il suo pensiero, che è vincere, aiutare tutta la squadra. Il mio pensiero è vincere e aiutare tutta la squadra. Quindi su questo siete allineati? Siamo tranquilli, siamo qui per lavorare e lavorare molto molto duro in questi giorni. Quindi non c'è stato nessun problema in questi due giorni di ritiro, da quando vi siete rivisti, insomma? Penso che voi avete visto, siamo tranquilli, abbiamo anche giocato insieme ieri. Penso che però qua siamo... Penso. Però è così, siamo qui per lavorare e fare il nostro bene, fare i nostri allenamenti. Pado, il Paris Saint-Germain l'hai nominato tu, quindi sono autorizzato a parlarne. Sì, sai che si parla tanto di te al Paris Saint-Germain? Ho detto Paris Saint-Germain perché abbiamo la partita contro di loro tra pochi giorni, quindi è per quello che ti ha detto. Tra l'altro ci sarà Carlo Ancelotti perché ha appena firmato il contratto, sarà l'allenatore del Paris Saint-Germain. Tu hai fatto un pochino un paragone tra Allegri e Ancelotti. Come sono due caratteri diversi, due persone diverse? Penso che però ha detto anche un'altra persona, ha detto Leonardo, però nessuno ha scritto. Ha detto che ho avuto solo tre allenatori al Milan, quindi Ancelotti, Leonardo e Allegri. Posso dire che tutti e tre sono bravissimi e sono sempre lo stesso obiettivo, è vincere, quindi io sono qua per fare quello che dicono loro, per aiutare a vincere, quello che è mio. Tu desidereresti, vorresti che lui ti dicesse qualcosa in particolare, perché si parlava un po' di magari qualche, non so, incomprensione, quello che vi dite voi due, c'è qualcosa che vorresti in particolare che lui ti dicesse? Perché noi ci ricordiamo un'intervista tra te e mister Ancelotti che ci diceva: Pato, non fare il tocco sotto, ma tira forte che tu il tiro ce l'hai. Preferiresti cose di questo genere? Io sono tranquillo, sono qua per aiutare il Milan a vincere, quello che è il mio obiettivo. Quindi tutti i consigli che ricevo e anche posso anche chiedere a lui sarà anche, posso dire, un benvenuto, perché voglio vincere e poi voglio aiutare i miei compagni. Tornando al Paris Saint-Germain, qualcuno ti ha chiamato, o hai solo letto sul giornale? Ma io ho letto? Sì. No, io non ho letto niente. Ma io... sai che ti cercano o no? Cioè, non lo so, io sai, queste cose di mercato, io non parlo con il mio procuratore, con nessuno, anche con il mio procuratore mi ha chiamato per parlare di mercato una volta solo, quando mi ha chiesto dove volevo andare 4 anni fa, quindi lì è stata l'unica volta che ho scelto una squadra per andare, quindi ho scelto il Milan e quindi lui parlerà con me quando sarà qualcosa di vero. Io... Se dovesse chiamarti Carlo Ancelotti ti metterebbe in crisi? Se dovessi chiamarti Carlo e ti dovessi dire vieni a giocare con me al Paris Saint-Germain, andresti in crisi? Cioè, ci penseresti? Risponderò a lui come rispondo a tutte le altre. Lui è una persona che ha lavorato con me. Per parlare di lavoro è un'altra cosa. Parlare di lavoro penso che sia il mio procuratore a parlare di mercato. Però parlerò con lui perché lui è stato anche una persona che io ho avuto per tanto tempo al Milan, quindi come io rispondo a lui, rispondo al mio primo allenatore che è stato alla mia ex squadra che si chiama Bell. Ma tu hai detto ho scelto il Milan 4 anni fa, lo risceglieresti ancora? Io ho un contratto fino al 2014, penso a fare bene al Milan, penso a fare bene il mio contratto e di mercato parlerà la società al Milan con il mio procuratore. Ultimamente ci hai parlato con Carlo Ancelotti, magari per gli auguri oppure no? Ci ho parlato, io ho una lista, io ho mandato auguri a tutti. A tutti uguali. E ti ha risposto? Penso che non solo lui, però tutti mi hanno risposto. Sì.
parla anche di mercato, si parla di Tevez, si parla di tanti giocatori, però in particolar modo si è fatto questo nome. Ti piacerebbe se venisse al Milan? Che tipo di giocatore è? Tutti dicono ah, è molto forte, ci piace la sua cattiveria, questi tipi diversi. Penso che tutti piacciono a Tevez, anche noi. Se lui dovesse arrivare qui siamo tutti da aspettare, perché è un grande campione. Qua al Milan penso che tutti i campioni sono ricevuti sai, tutti vanno lì a salutare, abbracciare. Questo è il Milan, Milan è una grande squadra e pensa solo a fare bene. Però se lui potesse venire qui siamo tutti felici, però dobbiamo aspettare il calciomercato. Così tu potresti giocare sempre in Champions League. Queste sono decisioni del mister, se giocherò o non giocherò. Vabbè, lui in Champions eventualmente non potrebbe giocare. Però decide il mister se devo giocare o non giocare. Quindi sei allineato ormai con Allegri, nessun problema. Io? Eh? Io penso che sono professionista, come penso che voi avete i vostri rapporti come professionisti, quindi penso a fare il mio rapporto con lui di professionisti e di trovare sempre quello che è giusto per vincere. Ieri Aquilani ha detto è normale che l'allenatore non sia un amico, fa l'allenatore. Quelle sono parole di Aquilani. Quindi io penso fare il mio lavoro e la vita privata fuori penso che riguarda me. Quindi sei d'accordo con lui, non è detto, non è necessario che sia un amico l'allenatore. Penso che alcuni hanno i suoi pensieri, i suoi giudizi. Io penso a fare solo il mio lavoro e a parte privata penso che rimani privata. Questa sera è Capodanno, sei pronto a festeggiare? Sono pronto, sì. Voglio fare bene e cominciare l'anno col piede destro. E se dovessi esprimere un desiderio? Un desiderio? Beh, di solito non si dice perché magari porta sfortuna, però noi puoi dire. Allora facciamo come volete, non dico niente. No, i tifosi vorrebbero sapere tanto che cosa avete derapato dall'anno nuovo. Un buon anno a tutti i tifosi milanisti. Dimmi una cosa, dove vai stasera? Rimani in albergo al Milan o esci? Io penso che... Dicelo. No, ma io ho risposto appena fa, la vita privata mi riguarda a me, quindi... Vabbè, una sera solo, l'ultima sera dell'anno la passi in ritiro o no? La sera? Non lo so ancora, devo pensare, non lo so ancora. Sei bugiardo? Non lo so. Sei bugiardo? Sì, abbiamo la cena alle 10. Abbiamo la cena alle 10. Allora, ti giuro che non veniamo, Va bene, se voi venite io parlerò. Quindi non sei in ritiro? Io? Stasera. No, sì, sono in ritiro. Appunto, dico, non sei in ritiro, però chi può stare all'albergo ci sta all'albergo. E tu che hai scelto? Dipende, abbiamo la cena. Abbiamo la cena oggi, voglio... Non lo so. È cresciuto il naso. Un gran buon anno a tutti, a voi, tutti i milanisti, un grande abbraccio.